È il momento di partire, siamo pronti, siamo in ferie, siamo liberi, saliamo sulla moto e andiamo. Poi iniziamo a caricare la moto, borse laterali, borsa posteriore, borsa da serbatoio, borsa roll bar, e portiamo la giacca, portiamo l'antipioggia, portiamo la scarpa, la scarpa tecnica, lo stivaletto, il costume, gli asciugamani, due magliette, due mutande, un paio di calzini. Io direi basta, ma a volte ci si trova a stracaricare la moto in una maniera pazzesca. Ovviamente è una mia considerazione, prendetela così, giusto come una chiacchierata tra di noi. C'è chi è molto snello, molto smart. Ricordiamoci che quando siamo in vacanza probabilmente un rubinetto per lavarci la maglietta, le mutande, le calze lo troviamo, ci sono le lavanderie automatiche. Ovviamente se siamo in un viaggio adventure queste cose non le troveremo, ma anche questo video non fa per chi non serve a chi fa viaggio adventure, è tutta un'altra cosa, anzi poi magari lo andremo a vedere come caricarci la moto in maniera adventure. Quindi se siete avventurieri, esperti di viaggio, non è il vostro video, passate avanti, ma mettete un like sulla fiducia. Invece chi ha le prime armi si tende a non saper bene cosa portare e magari arrivare a stracaricare la moto in maniera pericolosa, oserei dire, no? Allungando i tempi di arresto, rallentando la moto nei cambi di direzione, quindi se dovesse succedere di fare uno scarto repentino, una frenata improvvisa, diventa un po' pericoloso. O se usciamo dall'autostrada, arriviamo al nostro villaggio e magari dobbiamo salire in montagna o scendere giù da una montagna, o c'è un sentiero, una strada sterrata, con tutto quel peso, magari in coppia, può essere un po' complicato. Da divertimento passa a stress. Un primo consiglio, se dobbiamo caricarci le borse perché siamo in due, quindi vogliamo stare comodi, seguiamo il consiglio delle borse stesse, cioè il peso. Andiamo a partire più o meno dai 5 kg di carico massimo fino a 10 per ogni borsa. Cerchiamo di seguire questo consiglio. Ovviamente bilanciamo i pesi, se veramente dobbiamo riempire fino all'orlo tutte le borse, bilanciamo i pesi, non carichiamo tutto sul posteriore. Andrà a sbilanciarci nella guida veloce, diciamo, nella guida di scorrimento. La moto potrebbe fare questo oscillamento, potrebbe sbacchettare un po' il manubrio durante la marcia e quindi, insomma, non è bellissimo. Cerchiamo di bilanciare i pesi. Ricordiamoci anche che sì, vogliamo caricare le borse fino all'orlo, ma se troviamo qualcosa nel posto dove siamo andati, vogliamo comprarle, portarcele indietro, un ricordo, non abbiamo spazio assoluto da dove per mettere queste cose. Oppure vogliamo semplicemente toglierci la giacca, andare a farci l'aperitivo, non ho spazio nelle borse, no? Il casco dove lo lasciamo? Il casco magari lo possiamo legare fuori se siamo a vista della moto, però magari no, vogliamo metterci qualche cosa da parte, guanti, la giacca, fare un cambio delle scarpe, no? Dalla scarpa tecnica, magari c'è un piccolo tecnico, metto una scarpa da ginnastica un po' più comoda per fare un piccolo trekking, una passeggiata. Quindi se abbiamo le borse cariche a uovo, sarà difficile fare questi cambi. E detto questo, come dicevo prima, è una chiacchierata tra noi, quindi mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, come caricate voi, se avete consigli, se volete dei consigli. Insomma, sfruttiamo questo video, come al solito, per chiacchierare tra di noi e ampliare un po' le conoscenze di tutti quanti. Non voglio polemicizzare su chi stracarica la moto, su chi va in giro soltanto con lo zainetto. Ognuno va in giro come vuole, io non sono nessuno per dire no, non si fa così. Io, il mio semplice parere è, a me piace viaggiare leggero, anche se vado in coppia cerco di caricare la moto poco, con l'essenziale, ricordandomi che comunque la maglietta, la mutanda, il calzino posso lavarlo al volo anche in una fontanella, e poi se mi fermo in un B&B, in un albergo, insomma, un rubinetto con un po' di sapone lo trovo per lavare tutto quello che serve. Detto questo, non dimentichiamoci i caricabatterie prima di partire. No, sto scherzando.
Da Daniele è tutto, ciao e grazie ancora. Ah, saluto tutti i ragazzi che dopo i miei video mi hanno chiamato, ci mi hanno contattato, hanno fatto i corsi con me e ci siamo conosciuti, è nata un'amicizia, grandi mangiate, e spero di rivedervi presto, magari poi organizziamo un viaggetto insieme da qualche parte in Italia e ci ritroviamo tutti quanti. Grazie a tutti e ciao.